Sono appena usciti gli operai del secondo turno in un clima di tristezza. Nessuno si è voluto esprimere sul voto, se ha votato sì o ha votato no. Tutti però erano di un'opinione che erano andati a votare insomma con una pistola puntata alla testa, con il cuore in gola, lavorare e votare sì per poter lavorare e poter mantenere la famiglia. Cosa hai votato? È il segreto il voto. Però una cosa per me. Spirito, se è andato a votare ce lo puoi dire. Lo spirito che ho due bambini a casa piccolini e secondo te che posso votare? Non dico cosa ho votato, però non è una bella cosa, diciamo. Cioè, comunque c'è un po' con l'acqua alla gola, diciamo. Sicuramente. Lo stabilimento, insomma, che cosa è successo? Qualche cosa di particolare? No, niente di particolare. All'interno si presuppone che comunque uscirà un sì. Non sappiamo con che percentuale. No, fanno tutto tranquillo, dobbiamo solo lavorare. Solo sapere il clima all'interno com'era, solo questo. Tranquillo, tranquillo. Con che spirito ha votato? No, cosa? Solo con che spirito? Tranquillo, il spirito dell'operaio. Ho votato sì. Con che spirito ha votato sì? Uno spirito di avere la possibilità di venire a lavorare ancora in questa fabbrica. Siamo andati proprio con lo spirito che dobbiamo accettare, altrimenti... Votare per lavorare. Per lavorare, sì. Altrimenti... Oppresso da tutto, da tutti, e paura di questo responso, nella speranza che possa cambiare qualcosa. C'è un clima di terrore e di paura, perché la pressione che ha messo la Fiat in questi giorni. Con che spirito sei andato a votare? Con lo spirito di quella persona che ha una pistola puntata in fronte. C'è un clima di tensione, speriamo che passi il sì, perché è l'unica possibilità che abbiamo. Sensazione che hanno vissuto anche gli operai che alle 13.30 si apprestavano ad entrare nello stabilimento Fiat Giambattista Vico per il loro turno di lavoro. La Fiat sta esagerando un po'. Diciamo che ha messo in campo questo documento in un momento molto ma molto particolare. Io penso che la stragrande maggioranza dei lavoratori voteranno di sì perché abbiamo bisogno del posto di lavoro. Ci hanno messo con le spalle al muro, la scelta è obbligata. E... insomma, votare sì ma col cuore in gola. Sì, per forza, perché diciamo per l'accordo sottoscritto con i sindacati per alcuni punti può essere accettato, per altri è duro.